Buongiorno cari amici, sono Alan, preziose creature. Noi, da oggi in poi, osserveremo un qualche mese di silenzio. E sapete il perché? Perché tutto, tutto, ma proprio tutto, andava fatto. Detto ciò, vi porgiamo l'altra guancia. Sì, alcuni dei nostri amici nemici si sono incavolati. E sapete il perché? Perché non si sono avverate alcune nostre anticipazioni. Sapete cosa Dio vuole da ognuno di noi? Che ci si guardi dentro e non solo fuori. Sapete, per Dio, ogni trucco è buono per stanare la mala fede. Eccola, la mala fede si aspetta ogni cosa alla lettera, cosa che per Dio così non è. Sapete, amici, cosa vuol dire fede? Legarsi al dito, ciò che tu hai pronunciato di fronte all'altare o meno. Nel senso, l'altare è in senso lato. Ciò significa che l'altare è qualcosa che va messo a tutti i costi in mostra, quando invece la fede è qualcosa di incorruttibile con se stessi. Cioè, dicano quel che dicano, io ho la mia fede, perché so che Dio, o per Dio, ogni scherzo è buono. Cioè, Lui, per amore, può fare qualsiasi cosa. In amore tutto è lecito. Non dite così anche voi? Già, ma anche lì avete frainteso. Voi avete scambiato il sesso per amore. Nel senso, il sesso è sesso. E amore è tutt'altra cosa. Si chiama così da voi perché due esseri che si amano, tra virgolette o meno, si congiungono in atti di tenerezza. Già, ma l'amore è tutt'altro che tenerezza. Amore è sacrificio fino alla morte. Cosa dite? Spaventa questo? Non per chi ha l'amore in cuor suo. A proposito di amore, avete visto il tipo che ha ammazzato tutte quelle persone? Vi siete chiesti perché continua a dire dovevo farlo? Perché tutto, tutto, ma proprio tutto sta scritto. A proposito dei perché, perché non chiedete o fate domande? Siamo al culmine della spazzatura umana, ma mai nessuno chiede e o si chiede perché tutto questo? Già, l'essere umano è preso da se stesso. L'importante è che a lui vadano bene le cose. Degli altri se ne infischia. Questo siamo noi. Noi siamo qui per rispondere. Fate le domande e poi ci risentiremo. Grande grazie a tutti, ma proprio tutti, tutti, che ci interpellano. Abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se non altro per dirvi, guardatela. Ella è tornata in mezzo a tutti, ma proprio tutti noi.
infangatela mai, rispettatela, ella ha molto sofferto. E se adesso vi parla di cuore, è perché ella stessa è il cuore. Adorati amici miei, preparatevi. Ora sì che sta arrivando un bel terremoto. A risentirci a presto. Grazie per l'ascolto.